Vittorio Bruno, padre ideatore della festa di primavera di Santa Teresa di Riva. Il sindaco durante la conferenza stampa ha dato a lei effettivamente gli onori di questa manifestazione iniziata tantissimi anni fa, decenni fa, e ripresa ultimamente a Santa Teresa di Riva, e i successi non sono mancati. E quest'anno la festa della primavera si coniuga con l'evento dello street food. Quali novità però per quanto riguarda proprio il settore della festa della primavera? Le novità di quest'anno, Vittorio Bruno? Allora, innanzitutto la novità più importante credo che sia il tema è la sicilianità. Quindi cerchiamo ancora, siamo quasi alla fine, di inventare, ecco, questo corteo, questa festa della primavera sulla sicilianità. Quindi avremo carretti siciliani, avremo cortei storici che rappresentano la primavera, avremo il carro, il famoso carro trainato da un cavallo, dove passerà questa primavera. Avremo dei cantastori che accompagneranno la primavera, avremo queste due infiorate bellissime che rappresentano il nostro territorio, il mare, la montagna e tutto. Quindi... A telecamere spente, scusami Vittorio, ci hai comunicato che saranno presenti anche due maschere siciliane che hanno vinto un primo premio e che hanno sfilato anche al Carnevale di Venezia. Sì, sì, queste maschere provengono da? Scicli. Non mi ricordavo, Scicli. Sono due maschere meraviglio. E quindi io vorrei sapere qualcosa di più, però mi rendo conto che è meglio vivere la sorpresa del momento. Sono due maschere meravigliose. Per nulla hanno vinto il primo premio al Carnevale di Venezia, che non è un carnevale da quattro soldi, no? E li hanno voluti, scusa se ti interrompo, ma addirittura a Venezia, nonostante fossero i vincitori dell'anno prima, li hanno voluti l'anno dopo per sfilare di nuovo. Per sfilare sì, nuovamente. Perché effettivamente sono molto caratteristici, molto ben forniti e molto belli veramente. E faranno da scorta dal primo momento fino alla nostra fine, Floriana Azzola. Allora, due capolavori cambiano. Bene, noi siamo contenti appunto per questo momento, per la nostra giovanissima Floriana. E passiamo al consigliere comunale Mariella Di Bella, che ha un'importante intestazione da darci. Uno stand è dedicato in pratica all'AIC, un gazebo dedicato per chi ha patologie come la celiachia, per chi invece ha uno stile di vita di alimentazione vegana e non solo, e per chi ha necessità di alimentarsi senza far troppo uso né di zuccheri o di uova. E ci vuole parlare Mariella di questo gazebo pensato, volatamente presentato, credo una delle primissime volte sì, in una manifestazione Santa Teresina. Sì. E allora niente, noi vabbè, io sono tutor dell'Associazione Italiana Celiachia, porto i saluti del referente provinciale e del presidente regionale, che sicuramente i nomi saranno Giuseppina Costa, il nostro presidente, la nuova, diciamo, referente provinciale, non me ne abbiate, ma è stata eletta da 15 giorni, non mi ricordo il nome. Va bene, Mariella. E che stavo dicendo? E niente, praticamente noi abbiamo iniziato questa esperienza nello street food di Messina. Eravamo presenti con l'Associazione Italiana Celiachia e quindi, visto che qua si gioca in casa, era giusto che riproponessi di nuovo l'idea, anche perché mangiare in libertà, insomma, per chi ha delle necessità particolari, ma sono alimenti comunque leggeri che anche altre persone possono benissimo mangiare, accessibili a tutti. Perfetto. Perciò dico, anche perché voglio dire che il nostro chef, che è chef pure dell'Associazione Italiana Celiachia, farà un arancino dedicato a Santa Teresa, allora chiamato arancino bandiera blu, quindi il riso blu, voglio dire. E io non so però quale che io sveli il segreto,
di cosa c'è dentro, però vi assicuro che è proprio tipico siciliano. Deliziamo i palati, solletichiamoli, infatti, ci saranno tanti prodotti dell'economia della nostra terra, di questa terra che veramente ha dei sapori unici. E da parte a parte, da isola a isola cambiano, quindi i prodotti siciliani sono veramente fantastici. Per questo sicuramente assaggeremo anche la torta di compleanno che l'organizzatore Claudio Prestipino donerà alla nostra primavera, perché festeggerà il suo compleanno, e quindi assaggeremo anche l'arancino del cuoco. Si chiama Di Leo. Di Leo. Ok, signori, grazie di questo momento, grazie, e buona festa della primavera a tutti voi. Grazie a voi. Okay.